Serve un monitoraggio dell'intero sistema degli istituti denominati casa famiglia, al fine di prevenire abusi e reati che hanno connotato la vicenda in questione. A partire dalle proposte contenute nell'inchiesta parlamentare a nostra firma, presentata il 23 gennaio del 2014, è anche opportuno predisporre le necessarie modifiche legislative in materia al fine di razionalizzare e rendere efficaci, efficienti e maggiormente economici gli interventi a sostegno dell'infanzia. I reati devono essere perseguiti e si deve fare di tutto per assicurare ai bambini l'assistenza e la protezione che meritano. Grazie. Grazie a lei. È scritta a parlare l'onorevole Meloni. Onorevole Becchi, devo dedurre che lei accoglie la riformulazione del governo. Bene, prego onorevole Meloni. Presidente, una sola parola per il parere contrario del sottosegretario al Ministero della Giustizia alla mozione dell'onorevole Bergamini, sulla quale avevamo fatto convergere anche le firme di altri gruppi politici, Fratelli d'Italia tra questi. E quella parola è vergogna. Perché vede, Presidente, forse molti in quest'Aula che si accingono a votare su questa mozione giustamente non sanno di che cosa si parla, non è questione estremamente nota. Allora vale la pena di fare un breve riassunto. Nella provincia di Firenze c'è una comunità cooperativa agricola che si chiama Il Forteto, dove vivono attualmente 16 persone che lo scorso 17 giugno sono state condannate in primo grado per abusi sessuali e maltrattamenti su bambini e su adulti con disagi psichici che erano stati affidati a quella comunità. Tra i condannati c'è anche il fondatore della comunità, Rodolfo Fiesoli, 17 anni e mezzo di reclusione, e c'è il suo braccio destro, ideologo della cooperativa, Luigi Goffredi, condannato a 8 anni di carcere. La comunità, Il Forteto, è stata fondata nel 77, doveva essere un'alternativa alla famiglia tradizionale, un luogo nel quale dare una casa a bambini che una casa non ce l'avevano. E invece quello che è diventato è in buona sostanza una vera e propria setta, un luogo all'interno del quale accadeva ogni genere di atrocità. Fiesoli, cioè il fondatore, oltre ad aver picchiato e costretto minori presi in affidamento ai rapporti sessuali, li induceva all'omosessualità, li allontanava ancora di più dalla famiglia, è accaduto ogni genere di cosa, colleghi, e anche se la questione non si conosce, è bene ascoltare qualche minuto perché voi state per votare perché si possa continuare a coprire le atrocità che in questa comunità si sono perpetrate. Badate bene, la questione per la quale in questa comunità accadevano delle cose non esattamente chiare era, diciamo, nota da tempo. Già nel 1985 Fiesoli era stato condannato in via definitiva a 2 anni di carcere per, due punti, libidine violenta, corruzione di minorenne e maltrattamenti. Eppure, nonostante questa condanna definitiva, il Tribunale dei minorenni, incredibilmente, ha continuato ad affidare i minori alla comunità di questo signore. Non solo. Nel frattempo, questo Fiesoli e quest'altro ideologo, che corrisponde al nome di Goffredi, hanno continuato a partecipare a convegni, a essere nominati in istituzioni culturali, a essere chiamati dalle amministrazioni locali come dei veri e propri punti di riferimento, cioè come se nulla fosse. Si arriva al delirio nel 2000, quando l'Italia viene condannata al pagamento di 200 milioni di lire dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in seguito all'accoglimento di un ricorso sull'affidamento di due fratelli al Forteto. Nella sentenza si dice chiaramente che c'erano gravi anomalie negli affidamenti e che c'erano controlli che mancavano da parte dei servizi sociali. Eppure, anche dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, noi abbiamo continuato ad affidare a questi signori dei bambini innocenti perché si potessero prendere cura di loro. Non basta. Varrebbe la pena di ricordare che nel 2001 questo Fiesoli viene nuovamente arrestato dopo le accuse di alcune vittime.
che questa volta comprendono anche denunce per lo sfruttamento del lavoro minorile. C'è stata anche un'ispezione del Ministero che conferma che ci sono stati degli abusi e degli illeciti anche da questo punto di vista, e si è chiesto il commissariamento della cooperativa. Nonostante tutto questo, Presidente, ad oggi noi non siamo in grado di produrre nessun provvedimento nei confronti di questa realtà. Al netto del lavoro della magistratura, nessuno fa niente. La politica non ha voluto fare niente. La regione toscana non ha voluto fare niente. Le istituzioni locali non hanno voluto fare niente. Oggi il governo ci dice, con il parere contrario a questa mozione, che non intende fare niente, che non si può procedere al commissariamento di questa cooperativa, che non si possono richiedere indietro a questi ladri i soldi dei contributi che si sono rubati, che non si può magari lavorare per avere una commissione d'inchiesta che ci consenta di sapere che cosa è accaduto all'interno di un luogo nel quale i bambini dovevano essere curati e invece venivano abusati sessualmente. Non si può fare. E sa perché, Presidente? E qui la cosa è parecchio triste. Perché la sinistra toscana, la sinistra italiana, dentro questa vicenda ci sta fino al collo, perché ci sono gravi responsabilità da parte della sinistra italiana se si è fatto finta di non vedere quello che accadeva dentro questa comunità. Perché vedete, noi abbiamo una sinistra che ci dice che bisogna occuparsi dei più deboli, che bisogna aiutare i bambini, e però poi, insomma, quando ha degli interessi da difendere dimentica tutti questi principi. Durante le audizioni della Commissione d'inchiesta regionale toscana è emerso che parecchi politici, prima del Partito Comunista Italiano, poi del PDS, poi dei DS, poi del PD, hanno ampiamente frequentato la struttura. Di fatto il profeta della comunità, questo signore appena condannato a 17 anni di reclusione praticamente per pedofilia, decideva a chi distribuire i voti. Al Forteto erano tutti iscritti al Partito Comunista prima e poi alle sue varie evoluzioni fino al Partito Democratico. Addirittura nel 2009 i fondatori del Forteto hanno comprato casa al segretario locale, prima dei DS e poi PD. L'ex governatore Claudio Martini ha chiuso al Forteto la sua campagna elettorale, e insomma è facile capire da chi sono stati coperti finora. Mi incuriosisce perché qualche anno fa Bruno Vespa, quando ci fu la sentenza della Corte Costituzionale, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo su questa vicenda, decise di fare una puntata di Porta a Porta e dichiarò, cito testuali parole, che non aveva mai subito tante pressioni per non occuparsi di una vicenda come quella del Forteto, pressioni quotidiane che sono avvenute con una sistematicità che francamente ci ha sconcertati. Che cosa chiediamo in quest'Aula, colleghi? Chiediamo che il governo commissari una cooperativa il cui fondatore e altre 16 persone sono state condannate per atti di molestie e di violenza verso i bambini dei quali dovrebbero occuparsi, perché 16 di questi condannati ancora vivono all'interno della comunità e il fondatore stesso oggi potrebbe rientrare tranquillamente all'interno della comunità. Chiediamo di commissariarla. Chiediamo anche, ma quello lo facciamo con una proposta di legge, che ci sia una commissione d'inchiesta per capire esattamente che cosa è accaduto, e il governo ci viene a dire che è contrario a intervenire in questa vicenda, e probabilmente il Partito Democratico voterà contro la mozione e dirà anche lui che è contrario a capire come, quando, perché e per come c'è gente che doveva occuparsi di bambini che invece ha finito per maltrattare. Dico, ma veramente in coscienza siete nella condizione oggi di votare contro questa mozione? Davvero in coscienza siete nella condizione oggi di difendere dei ladri e dei pedofili che si sono abbattuti su ragazzini che non avevano una famiglia della quale avrebbero dovuto occuparsi? Ma veramente non vi vergognate a votare così? Perché certo c'è l'ordine di partito, signori, ma ogni tanto ci dovrebbe essere anche una coscienza. Grazie. Grazie a lei. È scritto a parlare l'onorevole Santerini, ne ha facoltà. Presidente, grazie. Ma siamo di fronte a un caso che, se accertato, sarebbe un caso molto grave di abusi su minorenni particolarmente deboli, non protetti, fuori dalla famiglia. Dico se accertato perché siamo ancora di fronte a una sentenza di primo grado, che quindi dobbiamo quindi aspettare i risultati definitivi. Non credo che sia compito della politica entrare a gamba tesa in una vicenda così delicata come un caso che è in mano alla giustizia
e di cui abbiamo fiducia, usandolo per strumentalizzazioni politiche. Sento un'enorme preoccupazione in queste mozioni perché ritengo